ascoltatori, benvenuti. Per lo speciale di oggi ci troviamo nella splendida cornice del Palazzo Ducale di Urbania per il convegno organizzato dalla CIA intitolato Giovani e Anziani insieme per agricoltura, ambiente e alimentazione. Venite con noi e andiamo a vedere di che cosa si tratta. Ha organizzato questo convegno in questo luogo splendido, il Palazzo Ducale, dove oggi ci sarà questo tema importante di tradizione, di passaggio dagli anziani ai giovani. Quale sarà il suo intervento di oggi? Beh, oggi parleremo di giovani e anziani, questa due generazioni a confronto per quanto riguarda l'ambiente, il territorio e l'alimentazione. Argomenti attuali e da approfondire, argomenti visti in maniera diversa dai giovani agli anziani e noi che siamo della generazione di mezzo dovremo fare il trade union tra le due generazioni. Una generazione che è brutto parlare di anziani, di grandi che vogliono mantenere le tradizioni, che hanno necessità, anzi abbiamo la necessità di avere informazioni dagli agricoltori più anziani anche per le semplici tradizioni o coltivazioni dei territori, mentre per i giovani che hanno queste nuove idee, hanno la tecnologia tra le mani, quindi vogliono questa agricoltura più moderna. E quindi noi dobbiamo avere il compito di unire queste generazioni. Quindi questo è il ruolo della CIA? Il ruolo della CIA è questo, per un ricambio generazionale che ci porti sviluppo e reddito. Usiamo i prodotti del territorio, del nostro territorio, e nello stesso tempo mangiamo sano. Non abbiamo bisogno di tantissime cose, non abbiamo bisogno di andare alla ricerca chissà di che cosa. Quindi quando parliamo anche di ambiente, agricoltura, alimentazione eccetera, dobbiamo renderci conto, secondo il mio punto di vista, che ognuno di noi può fare la sua parte, anche nel piccolo. Il suo intervento di oggi, di che cosa parlerà in questo convegno? Io parlo che nell'epoca di oggi abbiamo bisogno di cambiare il modello di sviluppo e abbiamo bisogno quindi delle piccole pratiche che ognuno di noi può fare, legate all'agricoltura, legate quindi anche alla trasformazione del cibo, perché io credo che noi abbiamo bisogno di ritornare alle stagioni, ai frutti e alle erbe coltivati in un certo modo, quindi l'agricoltura biologica. Abbiamo bisogno tra l'altro di non avere nei supermercati cose che sono una settimana e anche 15 giorni ferme lì, che non hanno più di niente, pensiamo alle insalate, ma poi abbiamo un'abbondanza di cose che non sono più legate a niente, quindi ritorniamo alla stagionalità, quindi dipende molto da noi nella scelta del cibo e dipende anche da noi di sapere e di conoscere, e quindi la conoscenza è fondamentale, di come è composto il cibo e di come lo mangio. Perché ognuno di noi può fare la differenza dalle piccole cose, esatto. Giusto? Giustissimo, sono molto d'accordo con lei. Ci racconti l'iniziativa di oggi? Bene, l'iniziativa di oggi è stata pensata per mettere a fuoco il rapporto intergenerazionale tra i giovani e gli anziani, tra i nipoti e i nonni, perché questo credo che sia una cosa fondamentale per lo sviluppo del nostro paese. Quanto è importante questo incontro generazionale, anche perché tra le tradizioni di una volta e le innovazioni generazionali dei giovani è possibile trovare un connubio, quindi una via d'incontro. Certo, il nostro mondo parla essenzialmente di agricoltura, ambiente e alimentazione. Questi sono tre comparti dove si può trovare le sinergie tra giovani e anziani. Entrambi sono interessati a un'agricoltura sostenibile, alla cura dell'ambiente e al cibo, a un buon cibo e una buona alimentazione. Questi sono tre comparti fondamentali anche per la società. D'altra parte ci sono invece altri soggetti, io li chiamo in un mondo di mezzo, dove non è che fanno tanti sconti per quanto riguarda un'agricoltura sostenibile o per quanto riguarda l'ambiente o l'alimentazione. A volte anche sull'alimentazione troviamo delle cose che non sono
non si dovrebbero mangiare. Quindi su queste cose qui c'è un po' troppo profitto e lucro, mentre invece i giovani e gli anziani, diciamo, che sono liberi da questo tipo di condizionamento. Tra l'altro i giovani sono molto attenti all'ambiente, alla sostenibilità, sono molto bravi in questo. Sì, certo, a volte si sente dire che i giovani sono dei bambuccioni, i giovani non partecipano, poi nel momento in cui partecipano diventano problematiche le cose, perché probabilmente c'è una generazione che non è quella degli anziani e dei nonni che non riesce ad ascoltare, probabilmente è una generazione di chi oggi ha in mano le decisioni economiche, il profitto, queste cose qui, però che male si sposano con quello che sono invece un'agricoltura sostenibile, la cura dell'ambiente e il buon cibo. Faccio apicoltura da ormai 13 anni, prima di me lo faceva mio padre e prima di mio padre lo faceva mio nonno. Insieme tre generazioni che si incontrano, tre argomenti che si intrecciano, agricoltura, ambiente e alimentazione. Insieme a mio padre ho imparato l'apicoltura e lui con me l'ha dovuta reimparare. Hai raccontato un aneddoto che arriva dritto al cuore di un incontro che hai avuto e vorrei che lo raccontassi. Sì, è stato un incontro, diciamo, casuale che mi è successo dall'oculista. Praticamente c'era questa signora molto anziana, eravamo lì che aspettavamo e guardandomi mi ha detto i tuoi occhi, mi ha detto devono ancora vedere tanto e i miei, mi ha detto invece ormai si devono spegnere e questa cosa mi ha colpito tantissimo perché ho visto che quegli occhi mi potevano ancora veramente raccontare e far vedere quello che poi fondamentalmente non potrò mai vedere e quindi è stato sì una cosa, un avvenimento un po' particolare ma che mi ha fatto riflettere tanto. Insegnare quindi anche ai giovani soprattutto a ritrovare i valori negli occhi degli anziani? Sì, questo è fondamentale. I giovani, gli anziani vengono un pochino messi da parte e tante volte non ascoltati. Invece è fondamentale passarci del tempo, starci vicino, guardarli negli occhi e appunto per cogliere tutte quelle immagini diciamo che loro raccontano con i loro sguardi, con il loro vissuto, che ci possono aiutare a vivere meglio sicuramente il presente e soprattutto anche il futuro. Ecco. L'importanza dell'ambiente oggi è un tema centrale e lo ritroviamo anche nel convegno di oggi ovviamente. Sì, questo convegno diciamo è molto 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 bello appunto perché riporta sì l'ambiente ma riporta questa sinergia tra anziani e giovani che poi è veramente il fiore all'occhiello è loro dell'agricoltura e loro di una vita sana. Ecco, questo incontro di generazioni fatto nel rispetto e fatto nell'ascolto e di ogni giorno, insomma, e di tutte le persone che comunque ci circondano e hanno vissuto prima di noi. Per trovare poi reciprocamente tra anziani e giovani anche punti d'incontro per poi migliorare l'ambiente, no? Sicuramente. E gli anziani possono dare degli spunti fondamentali perché hanno capito veramente nella loro, appunto, nei loro anni, nel loro tempo, veramente quali sono le cose importanti, dove vale la pena spendere il tempo, spendere le risorse. I giovani, diciamo, sono più impulsivi e quindi insieme possono trovare quell'equilibrio giusto per affrontare bene un futuro sostenibile. Insomma, per migliorare l'ambiente, esatto, aiutarlo. Sì. Al convegno della CIA oggi l'Istituto Tecnico Agrario e cosa fondamentale attraverso questo percorso formativo il poter lavorare nel proprio territorio. Allora decisamente sì, la scelta delle istituzioni territoriali di istituire proprio sul territorio un istituto tecnico agrario è stata sicuramente una scelta vincente perché l'agricoltura territoriale è completamente diversa da quella che è magari invece un'agricoltura fatta in zone di pianura e verso la costa. I nostri ragazzi in questo caso viene data la possibilità di sperimentare l'agricoltura che poi ritroveranno sul proprio territorio e così di permettergli di rimanere nel territorio e di continuare a presidiare il territorio. Una delle problematiche maggiori dei territori montani è proprio lo spopolamento. In questo caso l'Istituto Tecnico Agrario cerca anche di contrastare questo fenomeno di spopolamento
dando la possibilità ai nostri ragazzi di occuparsi di agricoltura territoriale, nello specifico di agricoltura montana o alto collinare, e soprattutto anche di quella che è l'agricoltura biologica, perché le nostre zone sono sicuramente molto più vocate all'agricoltura biologica di altre zone della provincia di Pesaro. Quanto è importante il tema di oggi, cioè a confronto anziani e giovani? Allora, è sicuramente molto importante, come è emerso anche dal convegno. Vediamo che molti dei nostri ragazzi che hanno una passione per l'agricoltura l'hanno ereditata proprio dai loro nonni. Con i loro nonni, per esempio, hanno fatto le prime esperienze, ma anche magari piccolissime, dell'orto familiare, hanno fatto le loro prime esperienze nelle aziende agricole, che solitamente sono condotte ancora dai loro nonni, e molti di loro pensano di subentrare proprio nell'attività agricola, di imprenditoria agricola, proprio ai loro nonni. Quindi c'è un passaggio generazionale, anche di cultura e di tradizione, e questo è molto significativo anche dal punto di vista del biologico, perché i loro nonni comunque erano abituati ad un'agricoltura, diciamo, chiamiamola così, di sussistenza, che però faceva poco ricorso, soprattutto nelle zone montane, a tutti quelli che sono anticritogamici, pesticidi e quant'altro. Da dove inizia però la storia dell'alimentazione, se ci pensiamo bene? Inizia da molto lontano, dalla scoperta del fuoco. Perché uno dice: ma perché così lontano? Perché col fuoco abbiamo cominciato a fare che cosa? A digerire meglio il cibo. Poi pensate, senza la cottura molte cose non riusciremo a mangiarle. E in realtà vedete che lo sviluppo del cervello umano è stato fortemente correlato al discorso della digeribilità dei cibi. Perché? Perché rapidamente fornivano energia. Nel suo intervento si è parlato di sana alimentazione, corretta alimentazione, soprattutto per i giovani. Sì, diciamo, è fondamentale in una moderna società come quella attuale, dove si fa un grande uso, per esempio, di bevande gassate, bevande zuccherine. Quindi, diciamo, questo sicuramente è nocivo alla salute, in particolare per i giovani, perché è come la pianta che va alimentata da adesso bene per poi diventare l'uomo del domani che vive sano. Quindi è fondamentale questi accorgimenti, specialmente l'eccesso di glucosio, che oggi è presente in tutti, diciamo, tutto quello che incontriamo nei supermercati è infarcito di glucosio. Non c'è un alimento che non sia arricchito di glucosio, fruttosio e derivati. Quindi tornare al biologico. Tornare al biologico è sicuramente necessario, perché è fondamentale, perché intanto priva, diciamo così, al nostro organismo di elementi tossici, veleni, che noi assorbiamo costantemente ogni giorno e quindi si accumulano. Ecco perché è importante nutrirsi in maniera sana e biologico. I giovani si rendono conto di quanto sia importante l'alimentazione, una corretta alimentazione, per non stare male dopo? Ma sai, questo discorso si lega anche a quanto siamo bravi noi nel divulgare il tutto, quindi dobbiamo aumentare la consapevolezza nei giovani verso l'agricoltura biologica, verso l'alimentazione sana. Quindi diciamo che saremo noi capaci di infondere questo messaggio e riusciremo a ottenere dei risultati. Nella, diciamo, consapevolezza del giovane, che si accorgerà che la loro salute praticamente è migliorata mangiando in un certo modo rispetto all'altro che mangiava prima. Quindi l'attenzione verso quelli che sono i cibi, alimenti funzionali, alimenti non troppo carichi di sali e di zucchero, che oggi è diffuso in ogni alimento che ci circonda, pieno di zucchero e pieno di sali e pieno di sostanze additivi, conservanti, stabilizzanti, che ne hanno fatto la chimica del cibo, che noi dovremmo evitare la chimica del cibo, che noi non siamo già chimica noi, se aggiungiamo anche la chimica esterna diventa un guaio serio. Quindi speriamo che i giovani, invitiamo i giovani presenti anche oggi a questo convegno, tornino al biologico, al sano, anche parlando di agricoltura, a non utilizzare pesticidi e via dicendo. Esatto, anche perché, ripeto, meno si utilizza la chimica e più i nostri alimenti vengono riconosciuti come sani. Noi siamo dei grossi riconoscitori di salute, quindi ci accorgiamo se quell'alimento è troppo carico di chimica o meno, e sicuramente la chimica per questo aspetto alimentare non ci ha aiutato. Luca, sei approdato all'Istituto Agrario e quale sarà il tuo futuro, perlomeno? Che cosa hai in mente? Ho in mente comunque di rimanere all'interno del territorio, e comunque ho avuto un forte stimolo da questa scuola proprio per il legame che si è andato a creare anche con la natura, comunque abitando in campagna. Mi è sempre piaciuto come mondo. Inizialmente con la decisione della scuola superiore non mi sono trovato, ho fatto prima lo scientifico, poi un tecnico, e non ho mai avuto quello stimolo, quella scintilla in più che invece ho trovato qua venendo all'agrario, e che quindi ho intenzione di proseguire su questo percorso rimanendo all'interno del territorio. Comunque siamo in una bella zona, tante belle possibilità, e vanno promosse soprattutto dai giovani. E tra i giovani c'è tantissimo un ritorno all'ambiente, alla natura, questo è importantissimo soprattutto per il benessere del pianeta.
Certo, appunto sì, serve rimanere qua, serve promuovere tutto questo ambiente da parte di noi giovani, perché altrimenti si andrà in un mondo tutto incentrato sulla tecnologia, sulle innovazioni, in cui si andranno a perdere probabilmente molti valori che invece vengono tramandati dalle generazioni più vecchie, ma che servono anche a noi. E molte volte questo è compreso più dai giovani che dagli anziani, quindi diamo valore all'ascolto dei giovani, che in realtà quello che volete è essere ascoltati, giusto? Giustamente sì, abbiamo bisogno di esprimere anche la nostra voce. Assolutamente. E se si ha il modo di farlo, diciamo, in un ambito così genuino, è piacevole. Tu invece vieni da una famiglia, hai un nonno con un terreno gigantesco, quindi si pensa che il tuo futuro sia? Mi piacerebbe portare avanti l'azienda che ha lui. È la cosa che, diciamo, quando sei bambino ti immagini lì a lavorare, comunque sia, è anche uno stimolo, no? Una favola che diventa realtà, perché ci hai raccontato fuori onda che già sai coltivare pomodori. Che cosa fai nel tuo orto? Tutti e due i miei nonni, uno che adesso non c'è più, mentre invece l'altro che mi insegna tante cose. Per esempio mi hanno insegnato a fare l'orto a casa, quindi piantare orticole come pomodori, come le fave, oppure mi hanno insegnato ad andare nel bosco e quindi a raccogliere la legna, ad andare a tartufi, quindi sono tutte esperienze che arricchiscono e fanno piacere. Adesso faccio una domanda a tutti e due. In che modo trasmettere il valore del ritorno alla natura a tutti quei giovani che invece dalla mattina alla sera stanno solo a pensare al telefonino e alla tecnologia? Ma che sicuramente dietro la natura c'è un mondo molto affascinante, molto ampio, che è più interessante di quegli schermi che ci illuminano i nostri occhi dalla mattina alla sera. E uno non esclude l'altro comunque. Beh, sicuramente, non vuol dire che se vai, diciamo, ti immergi nella natura non puoi continuare ad utilizzarlo, basti pensare alla fotografia, no? Ecco, l'importante però è valorizzare la natura, perché dietro la natura ci sono delle cose stupende che sicuramente non tutti riescono a conoscere per via della tecnologia. Tu invece che cosa ne pensi? Che probabilmente ai ragazzi di oggi, soprattutto quelli che nascono nelle grandi città, nelle metropoli, che quindi non hanno proprio l'input della natura, del andare fuori, fare una bella passeggiata, è forse questo che va a mancare. Servirebbe un modo per fargli arrivare quelle che sono le sensazioni che si provano facendo magari una bella passeggiata, che per quanto scontata può essere come cosa, aiuta molto, sia dal punto fisico che mentale, aiuta a staccare, appunto, come diceva il mio compagno, a liberarsi da tutti i pensieri e gli stress che comunque la vita di oggi ci pone. L'agricoltura è fatta a secondo la fertilità dei terreni e una produttività e una redditività ce l'ha a secondo la redditività dei terreni. Nella piana d'Urbania ha un certo tipo, siccome stiamo urbani, di redditività. A Serra Sant'Abbondio, dove abito io, ha il 40% di redditività rispetto ad Urbania. Se andiamo nel Fanese la redditività è ancora più alta e così via. Redditività, quando parlo di redditività non parlo di reddito reale che arriva, ma di produzione, di produttività del terreno. Le considerazioni su questo convegno e come ha visto la risposta dei giovani? Ma le considerazioni è molto, molto interessante, molto importante, un convegno che ha approfondito le tematiche poste appunto all'ordine del giorno. Ho visto i giovani veramente interessati che per 2 ore hanno taciuto, hanno fatto silenzio ed hanno ascoltato tutto quello che gli veniva proposto. E tra le proposte più importanti è il ruolo degli anziani verso i giovani, che possono dare loro delle prospettive reali, concrete, in base alle loro esperienze. E quindi i media importanti, ma gli anziani, i loro consigli, i loro modi di vedere la vita sono altrettanto importanti. E questo credo che sia stato condiviso anche da loro. Un incontro tra i giovani e gli anziani, anche per trovare nuove metodologie per l'agricoltura, no? Ah, per l'agricoltura assolutamente, perché abbiamo parlato di territori, di fertilità dei territori,
di modi diversi di fare agricoltura, di tenere sempre conto l'innovazione che è un elemento fondamentale, ma anche tutti i consigli che vengono dati da chi esperienza ce l'ha per poter realizzare i propri sogni che ci sono, perché poi quello che serve veramente è che questi ragazzi riescono poi a trovare, a fare e a insistere su quelle che sono le loro ambizioni, ma qualsiasi lavoro gli deve piacere, deve essere fatto con passione, e l'agricoltura può dare questo tipo di sensazione. Quello che serve però chiaramente è il ruolo della società diverso dall'attuale, una società che deve rivalorizzare fortemente l'agricoltura. Noi abbiamo un grande bisogno di ricambio generazionale. L'Italia è il fanalino di coda per il ricambio generazionale. Abbiamo una percentuale di oltre 65 anni che si dedicano all'agricoltura che supera l'80%. Dobbiamo in ogni momento e in ogni occasione comunicare a chi governa questa situazione e non altro quello che si vede magari in TV, dove si vedono sempre i ragazzi che lasciano altre attività e che vanno a svolgere quel ruolo di imprenditore agricolo. Nella realtà non è così. Nelle aree interne montane è una cosa spaventosa quello che sta avvenendo, e se non si interviene realmente da un punto di vista economico, facendo sì che l'agricoltore che sta in montagna possa rimanere diventando imprenditore ambientale e agricolo, e quindi ambientale che cura il bene comune, l'ambiente, il territorio, il paesaggio, e noi non riusciremo negli anni a mantenere un'agricoltura anche in montagna, e questo sarà un problema veramente grande anche per chi abita in città o nelle pianure, perché la montagna scenderà. Quindi un invito ai giovani a dedicarsi all'agricoltura. Assolutamente sì, ma un'agricoltura dove ci possono essere risposte per riuscire ad avere, diciamo, un reddito dignitoso che permette all'agricoltore e alla propria famiglia di vivere dignitosamente. Si è appena concluso il convegno organizzato dalla CIA. Da Urbania è tutto, auguro a tutti voi un buon proseguimento di serata e arrivederci a presto.